Ciao a tutti ragazzi, sono arrivato un pelino in ritardo per un motivo. Il post partita non è sul canale, sapete bene il perché. È uscito su Numero Dies. Se ancora non avete visto il post partita che ho fatto su Numero Dies, vi invito a scaricare l'applicazione gratuitamente dal link che potete trovare qui sotto in descrizione. E su Numero Dies dicevo che la Juve non mi è piaciuta, che è stata una partita un po' così. E allora adesso andiamo ad analizzarla con i soliti dati che ci vengono forniti dalla Serie A. Per recuperare comunque il post partita andate su Numero Dies. Dalla prossima volta, il prossimo post partita tornerà qui sul canale, Fiorentina Juventus lo vedrete qui sul canale, ma questo qua è su Numero Dies e su Numero Dies soltanto. Ok, direi di passare subito alla schermata dell'analisi e quindi analisi Juventus Spezia, una vittoria per 2-0 che però ha lasciato alcune perplessità, secondo me, a diversi tifosi della Juventus. Andiamo a vedere che cosa è successo. Analizziamo Juventus Spezia 2-0 con i dati forniti da Serie A. Che cosa abbiamo migliorato rispetto all'ultima partita? Spoiler, nulla. Anzi, però andiamo a vedere tutto quello che è accaduto e cerchiamo di capire quali sono stati gli errori e il perché questa Juventus non è apparsa allo stesso livello di quella che aveva ben performato con la Roma, pur non portando a casa il punteggio pieno. Quindi, comunque, questa è stata più efficace nel trovare la vittoria. Però stiamo anche parlando di due livelli differenti. E pensando che la prossima è a Firenze e quella dopo è a Parigi, ragazzi, c'è bisogno di limare queste difficoltà. E quindi partiamo dai minuti di gioco di Juve Spezia. 98 minuti e 48 secondi di tempo totale. 55 minuti e 35 secondi di tempo effettivo. Stiamo parlando circa del 56%. 29 minuti e 59 secondi di gioco nel primo tempo. 25 minuti e 36 secondi di gioco nel secondo tempo. Sono dati abbastanza in linea con gli standard delle altre partite, però tutte le volte che io vado ad analizzare il tempo di gioco effettivo di una partita di Serie A, mi accorgo che si gioca davvero poco. Mi piacerebbe una contrapposizione per dire con la Premier, che è il campionato di riferimento per lo spettacolo, ma ad oggi non sono ancora riuscito a trovare questo dato in giro, quindi per il momento non riesco a farvi questo parallelo, ma sarei veramente molto curioso. Possesso palla Juventus Spezia. 51% Juve, 49% Spezia. La Juve tiene palla per 28 minuti e 21 secondi in totale, ma abbiamo già un primo passo indietro rispetto a Juve-Roma. Perché? Perché il 64% del possesso palla della Juve è nella nostra metà campo. Molto più vicino alla partita di Marassi, molto più vicino a Sampdoria-Juve. Soltanto 10 minuti e 5 secondi di totale in partita giocati nella metà campo avversaria, il 36%. Maluccio, e qua possiamo vedere appunto il grafico totale che dice il totale dei minuti giocati dalla Juventus e la proiezione nella metà campo avversaria invece nella nostra metà campo. Qua c'è assolutamente da migliorare, non tanto 51%, 49% di possesso palla, che non me ne frega niente di quanto teniamo la palla rispetto agli avversari, però mi importa che quando si ha la palla poi si faccia qualcosa di efficace, concreto, che possa portare la squadra a segnare quanti più gol possibile. Possesso palla per quarti di orario in Juventus Spezia. Possiamo notare un maggior possesso ligure in prossimità della fine dei due tempi di gioco. Infatti, come possiamo vedere, 5 minuti e 47 secondi a fine primo tempo, addirittura 7 minuti e 2 secondi nel secondo tempo. E infatti, secondo me, è veramente clamoroso quest'ultimo dato, dove la Juventus tiene palla per soltanto 3 minuti e 51 secondi contro i 7 minuti e 2 secondi dello Spezia. E la Juve in quella frazione riesce pure a segnare il gol del 2-0, il gol della tranquillità. Quindi potete vedere, le statistiche dicono cose fino a un certo punto, perché poi a parlare è sempre il campo, però le statistiche ci danno delle indicazioni, e cioè adesso vedremo che lo Spezia comunque a un certo punto della partita, non dico che si è reso pericoloso in maniera concreta, perché direi una bugia, però ha iniziato a bussare varie porte, varie volte alla porta della Juventus, non alla porta in generale, ma all'ansia generata dai tifosi. Tiri Juve Spezia, perché la Juve ha tirato 15 volte in totale. Tre volte nello specchio della porta e abbiamo segnato due gol, quindi cinismo totale. Cinismo totale perché se fai tre tiri nello specchio della porta e fai due gol sei cinico e porti a casa la partita con il cinismo. Abbiamo creato comunque 13 occasioni da gol in totale, dove poi c'è stata magari un po' più di imprecisione. Mi viene in mente il tiro di Danilo, mi viene in mente un altro colpo di testa di Danilo. Insomma, ci sono state alcune occasioni che la Juventus ha creato, i due tiri di Miretti, senza mai centrare lo specchio della porta. Invece, quando abbiamo tirato in porta, praticamente abbiamo sempre fatto gol. Mi viene in mente l'unico tiro in cui non abbiamo buttato dentro il pallone, quel colpo di testa di Vlahovic su calcio d'angolo, che forse è stata anche l'occasione più clamorosa in assoluto. 9 tiri per lo Spezia. Zero. Zero nello specchio della porta. E
È quello che vi dicevo prima, non c'è stato un vero e proprio forcing, lo Spezia non ha creato vera e propria preoccupazione alla Juventus sotto il profilo della concretezza, perché lo Spezia non è stato concreto. Ha creato comunque 7 occasioni da gol e devo dire la verità, chi era in live con me lo sa, abbiamo sudato freddo e non poco. Soltanto 50 passaggi della Juventus nella tre quarti avversaria, fa meglio lo Spezia con 57 passaggi nella tre quarti avversaria, quindi uno Spezia forse più propositivo sotto questo punto di vista. Dati interessanti di Juve Spezia: 60 palloni recuperati dai bianconeri, 51 passaggi lunghi. Stasera ho visto veramente troppe volte cercare il lancione su Vlahovic, una cosa che non mi convince. Quando cerchiamo di non passare al centrocampo, questa cosa la paghiamo e tanto, perché perdiamo quasi sempre il possesso della palla. Ancora tante imprecisioni nei cross, ragazzi, qua bisogna migliorare. 5 cross provati, soltanto 2 riusciti. L'altra volta c'era Kostic che ha crossato tanto di più, oggi non c'era Kostic, ci ha crossato tanto di meno, ma il dato rimane, siamo imprecisi. Soltanto 124 palloni giocati in avanti per la Juventus, quindi in verticale, contro i 169 dello Spezia, che è andato più volte in verticale rispetto alla Juve. Noi abbiamo continuato a fare questo possesso palla sterile orizzontale sulla difesa, l'abbiamo visto che abbiamo tenuto palla in difesa, e poi vedremo i tocchi dei difensori tra poco. Ospiti che hanno sì provato a pareggiare, lo dimostrano le 7 occasioni da gol create, lo dimostrano i più passaggi nella tre quarti, lo dimostrano i 169 passaggi in avanti. Però Spezia male, malissimo negli ultimi metri, gli è mancato quello, gli è mancato lo spunto, là davanti non sono riusciti a concretizzare, ma lo Spezia è stato in partita, lo dimostrano i dati e lo dimostra anche la sensazione giusta che avevamo avuto a quanto pare in diretta davanti alla televisione. Palloni toccati, Juventus Spezia, mi avete chiesto di farlo da chi ha toccato più palloni a chi ha toccato meno palloni, e quindi eccoci qua. Da Bremer è il giocatore che in assoluto ha toccato più palloni, 90, sono tanti per un centrale difensivo. Danilo 84, sono tanti. De Sciglio 80, sono comunque tanti. Gatti 75, sono comunque tanti, perché se consideriamo che i 4 giocatori che hanno toccato più palloni in assoluto sono i difensori, capiamo quanto c'è sempre stata questa volontà di girare palla lì dietro, e questo spiega il perché non siamo stati là davanti, e questo spiega perché siamo stati tanto nella nostra metà campo a girarci palla tra i difensori. Questo spiega perché siamo andati poche volte in avanti, questo spiega perché siamo riusciti a creare poche occasioni da gol vere e proprie con dei tiri in porta fatti bene. Penso che il dato ti dica questo, la partita l'abbiamo vista tutti, è stata noiosa, i dati confermano questa cosa. Locatelli 65, un buon numero in confronto a quelli che aveva toccato a Genova nonostante questo possesso palla, quindi è una partita leggermente migliorata rispetto a quella con la Samp, lo dicono anche i gol, lo dicono anche le occasioni da gol maggiori. Non stiamo parlando della bruttezza della partita con la Samp, ecco, non voglio sentirmi dire no, è la stessa partita, no, perché non è vero, è una bugia, è una partita che ha delle grosse analogie, è una partita in cui però la Juve ha fatto leggermente meglio, questo da dire, e ha fatto decisamente peggio invece rispetto alla partita con la Roma. Miretti e Rabiot praticamente 52-51, Quadrado 33, Vlahovic 30, questo è un dato, Ken 23, Kostic 21, Di Maria 21, Sandro 6, Milik soltanto 3 palloni toccati e un gol, rapace. Netta ripresa per Vlahovic, ha toccato tanti più palloni rispetto alle partite scorse, ma malissimo Moise Kean, ragazzi, ha giocato 54 minuti contro i 36 di Di Maria e di Kostic, hanno toccato gli stessi palloni, completamente isolato dal gioco, completamente inghiottito all'interno della partita, un Moise Kean che non ha dato niente a questa gara. Niente niente no, perché qualcosa l'ha dato, lo vedremo dopo, a me viene in mente l'imprecisione del tiro, di quel tiro dal limite dell'area suo e di De Sciglio, veramente hanno toccato 2 palloni che hanno fatto meta, ma Kean completamente fuori dal gioco. E infatti Allegri giustamente toglie Kean e Quadrado, che probabilmente sono stati i peggiori in campo, e ne parleremo poi nel video delle pagelle in un secondo momento. Heatmap, freno a mano tirato per i padroni di casa, soprattutto nel primo tempo, come possiamo vedere siamo stati anche un po' più lì in mezzo, non abbiamo sfruttato nemmeno le fasce. Nel secondo la situazione leggermente migliora, ma non più di tanto, la partita è pressoché la stessa, ci sono più occasioni da gol, vuoi perché lo Spezia stava perdendo e quindi doveva cercare di fare qualcosa di più, lo vediamo nell'heatmap, e quindi magari si creava qualche spazio in più. Io mi ricordo un contropiede gestito bene dalla Juventus all'89esimo, il primo contropiede degno nota della Juve. Secondo me dobbiamo migliorare tanto qua, perché se accettiamo di difendere bassi in maniera passiva, allora dobbiamo essere bravissimi poi a riaggredire in avanti quando recuperiamo il pallone. Invece cerchiamo sempre questa transizione positiva difensiva, cercando di metterci a posto con calma, con tranquillità, e questo non va bene. Questo non va bene perché ti perdi tante possibilità di far male agli avversari. Quindi Spezia che poi ci ha provato,
Juve che ha giocato magari un po' più sulle ripartenze o sulla gestione del pallone, non avendo il pallone, come detto pure Allegri in conferenza stampa post partita, sono quelle cose secondo me che Allegri deve cercare di togliersi di dosso, perché fanno parte di un calcio che non appartiene più al presente, nel quale magari certe cose potevano funzionare per x mila motivi. Io continuerò finché vivrò a dire che il motivo principale per cui queste cose non funzionano più è il livello della difesa, che si è abbassato terribilmente nella Juve. Se una volta Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon di alto livello nel prime della loro carriera riuscivano a chiudere la sera cinesca e a dire no, gol non lo prendiamo, oggi non è più così, perché non avremo sempre lo Spezia impreciso che comunque la partita prova a farla, prova a venire fuori, ma negli ultimi metri non è efficace. No, magari abbiamo una squadra che non è nemmeno la Roma, perché anche la Roma era stata inefficace, era stata brava sui calci d'angolo, poi lì abbiamo fatto la dormita, ma arriverà, magari non sarà la Fiorentina, magari sì, magari non sarà il PSG, magari sì. Quindi noi dobbiamo cercare di migliorare questa cosa qua, ma deve partire da Allegri. Allegri deve togliersela di testa, di dosso, questa cosa del gestire la partita anche se non abbiamo la palla. O comunque mi va bene, allora però bisogna migliorare nelle ripartenze, nelle transizioni positive, dove noi siamo veramente scarsi. Sono queste le cose sotto cui bisogna lavorare, e tanto, perché siamo veramente molto indietro. Modulo Juve-Spezia. A differenza della sfida con la Roma, abbiamo avuto qua un 4-3-3 puro. Miretti inizia a destra, Rabiot a sinistra. Dopo pochi minuti Allegri decide di invertire, secondo me mossa intelligente, mossa giusta. Locatelli davanti alla difesa viene accompagnato dai compagni reparto, ma dalla prossima partita in quella zona potrebbe giocare Paredes, già presente allo stadio. Tra l'altro Paredes è arrivato e ha fatto gol Vlahovic su punizione, quindi direi che è partita bene l'avventura di Paredes alla Juve. Ecco, quel modulo lo vediamo 4-3-3 puro, Non mi ricordo di aver mai visto, da quando studio, quindi negli ultimi 6-7 mesi, una disposizione così chiara, lineare, definita, perfetta della Juventus di Allegri. Quindi veramente 4-3-3 puro, non storto, speculare, però è mancato il resto di cui abbiamo già parlato fino adesso. Baricentro dati a confronto, perché la Juventus nel primo tempo ha un'altezza di 49,49, nel secondo tempo di 51,42, quindi bene o male siamo lì leggermente più alto nel secondo, abbiamo già spiegato il perché. Più che altro, lunghezza, nel primo tempo 26,69, siamo una squadra compatta, nel secondo tempo molto lunghi, 30,46 metri, ma perché? Per i cambi? È questo? Larghezza, bene o male siamo lì, 37,05, 37,35. Secondo me, a parte i cambi, che possono essere una ragione, quindi la differenza di calciatori rispetto a quello che si era pensato, e secondo me dal punto di vista fisico ancora ci manca qualcosa, perché non possiamo continuare ad allungarci così tanto col passare del tempo. Questa è un'altra cosa, secondo me, sulla quale dobbiamo lavorare, essere più bravi, perché sennò allungandoci diventa più difficile poi giocare il pallone, diventa più difficile mantenere il possesso, diventa più difficile arrivare in porta, che già facciamo fatica. Dove abbiamo toccato la palla in Juve Spezia? Perché questa è la cosa che ci interessa di più. 738 palloni toccati, 287 in difesa, 346 a centrocampo, 105 in attacco, 20 nell'area avversaria, 6 volte Vlahovic, 4 volte Danilo, 3 volte Ken. Quindi un Danilo comunque propositivo che è arrivato tante volte là dentro. In Juve Roma abbiamo dati simili sul numero di palloni toccati, sul numero di palloni toccati a centrocampo, segno che comunque qualcosa a centrocampo ha funzionato. Le conferme di Rabiot, Locatelli, Miretti, non è stata la stessa partita, mi sono sembrati leggermente meno bravi rispetto alla partita con la Roma, soprattutto Locatelli, però siamo a livello simile, secondo i dati ci dicono che bene o male il centrocampo ha funzionato in maniera simile, un pelo meno. E la grande differenza è che qua abbiamo toccato 287 palloni in difesa, con la Roma 195. C'è una bella differenza, c'è una bella differenza. Con la Roma abbiamo toccato 186 palloni in attacco, qui 105, e c'è una bella differenza. Poi in area avversaria è sempre 20, l'altra volta erano 22, quindi però ragazzi ci sono un'ottantina di palloni di differenza, che l'altra volta erano in attacco, questa volta sono in difesa. Hai voglia te poi ad avere l'impressione che la Juventus non stia staccando? Per forza sta girando palla dietro, con un possesso palla sterile, senza andare in avanti, e questo fa sì che la palla in attacco non arrivi, nonostante Vlahovic sia stato più presente. Vlahovic è stato più presente, ma che ne è Cuadrado, ragazzi? Vergognosi, prestazione terrificante. Quindi secondo me non solo la partita preparata da Allegri in un certo tipo, ma pure la prestazione di questi due esterni, che poi valuteremo a parte.
Questi sono i palloni che abbiamo toccato nelle zone che abbiamo toccato. Ovviamente l'alto è la nostra porta e il basso è il nostro attacco. Infatti, come potete vedere in area, abbiamo toccato soltanto 20 palloni. Corsa! Dato nuovo che non vi avevo messo l'altra volta. I padroni di casa, quindi la Juventus, ha corso per 111,724 km. Abbiamo avuto una velocità media di 6,46 km/h. Lo Spezia ha corso invece 113,808 a una velocità di 6,75 km/h, quindi leggermente più corsa lo Spezia, leggermente più veloce lo Spezia. Segno che anche sotto il punto di vista atletico, giustamente qualcosa ce l'hanno messo in più. Top corridore Juve. Miretti è quello che ha corso di più, 12,947 km. Locatelli, secondo, 12,02 km. Rabiot, terzo, 11,363 km. Ancora una volta conferme che il centrocampo probabilmente sta funzionando, perché i palloni sono stati toccati, perché la corsa c'è stata, perché i giocatori comunque hanno fatto delle buone prestazioni, poi lo vedremo nelle pagelle. Il più veloce in sprint, ecco, è quello che vi dicevo prima, Ken qua. Entra nella partita perché è stato il giocatore con lo sprint più veloce, 32,86 km/h, e questo credo che sia l'unico dato degno di nota che possiamo attribuire alla prestazione di Moise Kean, purtroppo. E allora, voto ad Allegri, 5,5. Perché 5,5? Perché credo che sia giusto, da quest'anno, dato che l'anno scorso, cercando una certa linea, poi i risultati non sono arrivati, allora di essere più severi. Perché l'anno scorso ad Allegri per una partita del genere avrei dato 6 perché il risultato era stato acquisito. No, dato che abbiamo visto l'anno scorso che il metodo che è stato utilizzato non ha più funzionato e abbiamo visto che abbiamo concluso una stagione senza titoli, con una qualificazione in Champions che è stata raggiunta ma quanto l'abbiamo tribolata, e abbiamo visto con la Sampdoria che se continuiamo su questa falsa riga i risultati comunque non arrivano, cerco di essere un po' più severo e quindi tolgo qualcosa da Allegri, che il risultato sì l'ha portato a casa, non è un'insufficienza grave, ma sono le varie cose che abbiamo analizzato all'interno di questa partita fino adesso che mi portano a dire Allegri se le deve togliere di dosso, perché se Allegri non se le toglie di dosso queste cose rischiamo ancora una volta di trovarci poi di fronte a squadre che sono più forti dello Spezia, che davanti invece che lo Spezia ci arrivano con più facilità, sono più brave a convertire in rete i palloni, magari pochi che arrivano, chi se ne frega, se ne arrivano pochi, ma magari sono più bravi a buttartene dentro e perdi la partita, perché non sei più in grado di sbloccarla. Poi, noi qua oggi l'abbiamo sbloccata esattamente come con la Roma, con un calcio piazzato, e l'abbiamo chiusa nei minuti di recupero quando abbiamo visto che lo Spezia stava cercando di alzarsi, di gestire il pallone per andare a farti passatemi il termine, l'inchiappettata finale, perché lo Spezia questo ha cercato di fare, ma giustamente se tu non le chiudi ste partite e non fai niente per chiuderle, è ovvio che poi arrivi a un certo punto verso la fine della partita che loro ci credono e dicono oh, sai, siamo 1-0 a Torino, manca in 5 minuti, ma perché non ci devo credere di pareggiare e fare risultato storico per la mia squadra che deve salvarsi, loro devono provare a vincere lo scudetto, io devo salvarmi, ci provo. Non l'hanno chiusa, non sono stati bravi a chiuderla, forse non hanno nemmeno voluto chiuderla, perché sennò i palloni davanti ci dovevano arrivare con più facilità. Ad Allegri do un grande merito, che è quello di aver cambiato Cuadrado e Ken, perché è veramente prestazione orrenda, di aver invertito Miretti e Rabiot, perché secondo me rendono meglio con questa composizione, con Rabiot a destra e Miretti a sinistra, e soprattutto di avere fortuna, perché il cambio di Miretti lì, ragazzi, c'è poco da dire, lì è veramente, quella è la leggenda di Massimiliano Allegri, un allenatore che veramente all'interno lui è il diavolo, io ve l'ho già detto tante volte, lui è il diavolo, ragazzi, lui vede nel futuro, lui aveva cambiato Miretti, poi no, Bremer ha chiesto il cambio, adesso vedremo le condizioni di Bremer, Miretti è rimasto dentro e Miretti all'ultimo ti fa la giocata perfetta, decisiva per chiudere la partita servendo Milik in ottima maniera. Quindi che altro vi devo dire? Semplicemente Massimiliano Allegri, che però, ribadisco, da quest'anno ci sarà un giudizio più severo perché la partita è stata brutta, il risultato è stato acquisito, ma i miglioramenti ancora non si vedono. E quindi da questa cosa dobbiamo migliorare. E quindi avanti ragazzi, la pagella di Allegri è ovviamente legata all'analisi della partita, per le altre pagelle invece ci vediamo domani. Devo registrare adesso il video, è 12:30, perché poi domani, come ben sapete, sono a Roma per il Fantacalcio YouTuber.